La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Era il 31 agosto del 2020 quando su questa radio pubblicai una pillola che tutti potranno verificare e che ascoltarla oggi fa venire davvero la pelle d'oca. Il titolo infatti era «Il governo Conte cadrà entro fine anno. I piani alti della finanza hanno deciso. A staccare la spina sarà Matteo Renzi». Bene, come giustificavo una previsione del genere che tutti i colleghi del mainstream ritenevano infondata e che questa radio fu l'unico mezzo che io ebbi per esprimerla? I membri delle oligarchie finanziarie internazionali, ossia i salotti che contano davvero, avevano infatti deciso che a rappresentare la politica italiana al Bilderberg 2019 fosse proprio lui, Matteo Renzi. Ma perché invitare ad un consesso così prestigioso chi non era più neanche il segretario del suo partito, chi aveva perso il referendum che aveva proposto, chi era oggetto di inchieste giudiziarie e chi aveva persino i propri genitori nei guai con la legge? Possibile che gli oligarchi internazionali avessero preso una svista del genere? Assolutamente no. Meschino, spietato, ambizioso, vendicativo, Renzi incarnava il personaggio ideale per portare avanti gli interessi del cartello finanziario. Il personaggio a cui chiedere di rendersi garante dell'accordo PD Movimento 5 Stelle per evitare che si andasse ad elezioni che avrebbero sancito la vittoria del fronte euroscettico prima che qualcuno avesse avuto il tempo di fare il gioco sporco, ossia inchiodare l'Italia a vincoli e prestiti con organismi internazionali come il MES. Ed è proprio quello che Renzi ha fatto. Ma era anche il personaggio nella posizione ideale per fondare un proprio partito, staccandosi dal PD, diventando quindi l'ago della bilancia per le sorti del governo. Eterodiretto, ovviamente, da chi voleva controllare il nostro paese ed in attesa del prossimo segnale per staccare la spina. Segnale che sarebbe arrivato solo dopo che il governo Conte avesse firmato per portare gli italiani in quelle gabbie di prestiti internazionali come il MES, il Recovery Fund, capaci di inchiodare ai diktat del cartello finanziario anche i futuri governi. Come accadde con Monti, a cui fecero firmare la prima versione del MES, il Fiscal Compact, il pareggio di bilancio, dopo aver partecipato anche lui, guarda caso, al Bilderberg del giugno 2011, ossia pochi mesi prima della formazione del suo governo tecnico. Come vedete, il copione del cartello finanziario è sempre lo stesso. Ora a Renzi mancava l'ultimo tassello, ossia la sicurezza di avere copertura internazionale, quella che gli dovrà salvare il sedere dopo aver fatto il gioco sporco in Italia. Come Monti, che dopo aver eseguito i diktat del cartello finanziario è passato a ruoli di prestigio in Europa. Stessa sorte per Gentiloni, ora commissario europeo, per Letta, ora trasferito in Francia. Chi si propone come killer del nostro paese, assoldato dal cartello finanziario, trova poi riparo nelle istituzioni internazionali. Ora in America c'è Biden, esponente di quel deep state americano che ha voluto Renzi al Bilderberg e verso il quale Renzi si è dimostrato sempre fedele servitore, fin dai tempi di Obama. Quindi i tempi erano finalmente maturi. Noi annunciammo tutto questo 6 mesi fa. Il mainstream ci arriva solo oggi. Tutto merito di Radio Radio, che mi permise a suo tempo di fare questa denuncia. Aggiornamenti sul sito francescoamodeo.it. La Matrix europea.
La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.